Grazie, ringrazio l'Associazione Maria Donna Bonetti per l'invito a questa conferenza stampa. Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia, SULP, che mi preme dire che è la più grande organizzazione sindacale insieme al comparto sicurezza e difesa, è orgoglioso di aver sostenuto e supportato la costituzione di questa associazione. L'associazione è nata presso a poco un anno fa, traendo spunto dalla presenza in questura di un collega che era già scrittore di Lugiano, Alessandro Maurizi, e oggi anche il presidente dell'associazione, che animato da buona volontà si è impegnato nel proporre questo progetto, che all'inizio era solo un progetto, rivolto anche a stimolare la passione di altri colleghi. Il SULP ha intuito immediatamente le nobili finalità del progetto e quindi ha favorito e ha patrocinato l'iniziativa, che ha portato e porterà sicuramente anche in futuro lustro non solo alla compagine sindacale ma all'intera Polizia di Stato. Sin da subito altri 31 colleghi, di cui 11 donne, si sono associati con entusiasmo a questa iniziativa, permettendo così che l'idea, il progetto di Alessandro poi si concretizzasse in realtà. E così nel mese di luglio dell'anno scorso, con sede presso gli organi della segreteria provinciale del SULP di Viterbo, che sono in questura, nasceva l'associazione letterale Mariano Lomiti, con esclusive finalità di promozione della cultura e dell'arte, ed in particolare della letteratura poliziesca gialla, noir e spy story. L'associazione in quest'ultimo anno si è concentrata principalmente sull'organizzazione del premio di letteratura gialla intitolato ovviamente a Mariano Lomiti, organizzando più incontri, presentazioni, dibattiti letterari, con l'intento proprio di creare anche occasioni di confronto con operatori della giustizia, della legalità, del mondo letterario e della società civile. Il sodalizio ha inteso ricordare la figura del maresciallo Mariano Lomiti, che raduna in sé più valori: la figura umana del poliziotto colpito dalle Brigate Rosse mentre nel giorno del compleanno del figlio si recava a testimoniare in tribunale, era il 7 dicembre 1979, ma anche la figura del collega Mariano Lomiti, partecipe sempre alle attività sindacali in difesa dei diritti dei singoli lavoratori e dell'intera categoria. Purtroppo solamente 2 anni dopo la sua morte è stato riconosciuto agli appartenenti alla Polizia di Stato il diritto di associarsi in sindacati. Ovviamente prima della smilitarizzazione della Polizia sarebbe stato impensabile, credo, no? La nascita di un'organizzazione o di un'associazione letterari. Oggi, dopo la sindacalizzazione della Polizia, che ha portato, a mio parere, oltre a una maggiore professionalità ed a più approfondite conoscenze e competenze, anche una maggiore elevazione culturale dei singoli, spinti anche a ricercare nuove identità. In questa ottica l'Associazione Mariano Lomiti sta dando un prezioso apporto alla realizzazione di questo processo di democratizzazione, incrementando e migliorando non solo i rapporti all'interno della nostra stessa amministrazione, ma sia verso l'esterno nei rapporti con la società civile. Concludo, perché se no poi divago troppo, ringraziando ancora tutti i componenti e soprattutto i colleghi dell'Associazione Culturale Mariano Lomiti, confermando che il SULP sarà sempre vicino a loro. Grazie.